Mediaticamente Allegri sta distruggendo l'Inter e non lo possiamo negare. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. A volte le sfide si vincono anche fuori dal campo e onestamente, con le battute di Massimiliano Allegri, sta battendo l'Inter e lo sta facendo fuori dal campo, perché onestamente siamo tutti un po' sinner. Andremo ad approfondire bene quello che è successo in conferenza stampa, la battuta di Massimiliano Allegri, la frecciatina sembra all'Inter e poi ragazzi, la formazione, vediamo gli 11 che scenderanno in campo oggi alle 18 contro l'Empoli, perché vincere vuol dire andare a più 4 e mettere pressione sempre alla terza squadra di Milano. Iscrivetevi al canale perché è gratis, amici bianconeri, siamo sempre insieme qui nella casa della Juventus e nella casa di BJ, poi lasciate un like, commentate e attivate la campanellina, così non vi perderete mai un video e siamo sempre live, ladies and gentlemen, madame e messieurs, e signore e signori, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Prima che vi do la formazione andiamo ad analizzare velocemente quello che è successo in conferenza stampa e lo voglio dire chiaramente, come dire, sempre mettendo la faccia, Allegri onestamente sta recuperando tutto quello che ha perso lo scorso anno, quando siamo andati fuori dalla Champions. Un inizio campionato un po' malconcio, anche se poi sappiamo tutti com'è finita la stagione e quello che ci hanno combinato, ma quello che sta facendo Allegri quest'anno, ragazzi, anti-allegriani, ve lo voglio proprio dire, c'è poco da dire. Io sono stato il primo lo scorso anno a dire che Allegri meritava di essere esonerato. Poi andate diversamente, Allegri si è caricato la Juve sulle spalle, quest'anno inizia una stagione dove Allegri non lo possiamo negare, manca il gioco, ma la Juve è prima in classifica e gran parte del merito è anche suo, anche se come sempre vogliamo dire che il merito si divide sempre a metà tra giocatori, allenatore e la stessa dirigenza. Battuta bellissima ieri, quando ha detto che la Juve è come Sinner e l'Inter è come Djokovic, ma lui ha fatto capire che era anche un po' per l'età. Anche se ha fatto capire, occhio, che se c'è l'età, l'esperienza e siete una grande squadra, come vi descrive l'Italia calcistica, perché solo l'Italia calcistica riconosce che l'Inter è una grande squadra, a livello europeo neanche se la cagano. Cosa ha detto? Ragazzi, noi siamo Sinner. E cosa vuol dire ciò? Perché la Juve è pronta a battere l'Inter. E Allegri, ora come ora, sta dimostrando che non ha più paura di nessuno. Di nessuno. Poi la frecciatina gliela butta. Occhio, la mia è una battuta. Non è che poi si offendono. Perché solitamente cosa fanno loro? La terza squadra di Milano. Si offendono pure. Si offendono pure. Però poi prendiamo un esempio veloce. Siamo liberi poi come acerbi di andare a dire che l'Inter è la squadra dei parametri zero, perciò non ha niente da dimostrare. State zitti, che se quest'anno non era per il VAR, non so dove eravate. E poi ragazzi, tornando a Massimiliano Allegri, sta battendo l'Inter anche fuori dal campo. Mediaticamente li sta distruggendo, gli sta mettendo tanta di quella pressione che l'Inter ultimamente sta iniziando anche a sbagliare le partite. Sappiamo solo come ha portato qualche punto, ma non siamo ripetitivi. Ma su questo qua non lo possiamo negare. Non lo possiamo assolutamente negare. Allegri, la partita fuori campo la sta vincendo. E la sta vincendo anche dentro il campo. Oggi la Juve, se vince contro l'Empoli, vuol dire più 4. Vuol dire più 4, amici bianconeri. Tantissima roba. Metti pressione all'Inter. Loro dicono c'è una partita in meno. Ma anche 2 anni fa aveva una partita in meno l'Inter. Vi ricordate? Con il Bologna una cosa di rado, ma succede di rado, ma se succede, signori miei, poi ridiamo bene. Poi, come dire, la squadra più forte sono loro che devono vincere lo scudetto, noi dobbiamo inseguire, ma oggi sono loro che inseguono noi. Non perdiamoci a chiacchiere, andiamo subito alla formazione. Ecco a voi la mia schermata. Solito 3-5-2, amici bianconeri. La Juve è sempre rimaneggiata, ancora qualche infortunio, come Rabiot, come Chiesa, lei che sicuramente vuole, come dire, conservare al meglio il miglior Rabiot, forse anche il miglior Chiesa per l'Inter. Però vogliamo essere onesti, ragazzi. Ildiz davanti attualmente non ci sta facendo sentire per niente la mancanza di Federico Chiesa. Tra i pali Wojciech Szczęsny. Difesa 3, occhio. Bremer, Gatti, Alexandro, io metto Alexandro perché c'è
ballottaggio con Danilo. Danilo è diffidato, amici bianconeri, e Allegri, come dire, vuole preservarlo sempre per la partita dell'anno contro l'Inter. Sento che ha ammonito, sai com'è, non sa mai il VAR, gli arbitri, se studiano qualche colpo di genio. Centrocampo a 5, esterni, Kostić Cambiaso, fermi però, fermi, perché ho messo Kostić Cambiaso, ma Weah è sempre lì in ballottaggio, perché Weah può sostituire sia lo stesso Cambiaso che lo stesso Kostić e invertire poi tutte e due le fasce. Centrocampo a 3, forzatissimo, forzatissimo con l'assenza di Rabiot e due soliti Pogba, Fagioli. In regia di centrocampo è il nostro Luca Locatelli, aggirando, come dire, a braccetto, Miretti e McKennie. McKennie, occhio ragazzi, perché ultimamente McKennie sta regalando prestazioni infinite tra assist e quasi gol, perché Vlahovic gliel'ha rubato. Miretti, mi raccomando, carissimo Miretti, oggi devi segnare, ti devi rifare delle critiche che ti stiamo mettendo addosso, ma ti ricordo, Miretti, sono critiche costruttive, non critiche di odio, perché noi ti vogliamo bene. Coppia d'attacco, immancabilmente il Dez, il nostro baby fenomeno, affiancato da un altro grande che è tornato ad essere fenomeno, è tornato a fare quello che lui deve fare. Gol, il suo mestiere, e lo sta facendo alla grande. Tantissimi gol nel 2024, apre un anno veramente alla grande. Amici bianconeri, cosa dire? Io ce l'ho già pronto e ce l'ho già qui. Guardate, 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 guardate. La sciarpina è già pronta, perché io già sono pronto per lo stadio. Eccola qua la mia sciarpina. Ma la dobbiamo pure girare, perché, come dire, ecco qua la nostra sciarpina è già pronta. Ale Ricchi sempre nel cuore. Io sono già pronto per volare allo stadio. Puoi volare, ragazzi. Una passeggiatina e siamo già alle porte della curva sud. Ma io, amici bianconeri, vi aspetto sempre nel post partita, perché immancabilmente ci sarà il mio video con le mie esultanze dalla Juventus Stadium. Spero che ci saranno tante esultanze da regalare a voi da casa, farvi emozionare, riempirvi il cuore e andare a più, a più, a più, a più 4 e mettere pressione alla terza squadra di Milano, alla free squadra di Milano, che non è il Milan, che non è il Rozzano. Chi è? Ditelo voi. Fino alla fine, forza! Juventus, mi ne vaio. Ossa benedica a tutti, picciotti. Ciao! No, aspetto gli interisti che si offendano ancora che Allegri ha fatto la battuta su Sinner Djokovic.